Guardi, Schettino, che lei si è salvato forse dal mare, ma io la porto veramente molto male, faccio passare l'anima di guai. Vada a bordo, cazzo! Comandante, per cortesia. No, per cortesia, lei adesso prende e va a bordo. Mi assicuri che sta andando a bordo. Io sto andando qua con la lancia dei soccorsi, sono sotto qua, non sono andato da nessuna parte, sono qua. Che sta facendo, comandante? Sto qua per coordinare i soccorsi. Che sta coordinandoli? Vada a bordo, mi coordini i soccorsi da bordo. Lei si rifiuta? No, no, non mi sto rifiutando. Lei si sta rifiutando di andare a bordo, comandante? No, no, e mi dica qual è il motivo per cui non ci va. Ci sto andando perché ci sta l'altra lancia che si è fermata. Lei vada a bordo, è un ordine, lei non deve fare altre valutazioni, lei ha dichiarato l'abbandono nave, adesso comando io. E ce lo ricordiamo tutto, questo vada a bordo, un aggiornamento in diretta che do subito. Renzi sta andando a Confcommercio. Benissimo, quindi vi do benissimo, la notizia. Siamo molto comandante felici. De Falco, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, lei la intervisto in un momento un po' complicato per il Movimento 5 Stelle, la Rimborsopoli, eccetera, però partiamo da quell'episodio della Costa Concordia, perché è veramente una ferita che resta nel cuore di tutti gli italiani, 32 morti, ci fu appunto quel suo, insomma, redarguire in modo molto pesante il comandante Schettino, che peraltro è stato condannato in via definitiva, mi sembra a 16 anni, certo, proprio 16 anni. Di recente. E di quei giorni cosa ricorda? Tutto, assolutamente tutto, è tutto scolpito nella mia mente. Quei giorni sono stati molto pesanti, perché al di là della frase, della telefonata, che giunge alla fine di un percorso di comunicazione in cui tentavo di ristabilire con l'autorità di bordo un rapporto in modo tale che potessimo integrare e coordinare gli sforzi dei soccorritori esterni con il comando di bordo. Ecco, è stato un tentativo estremo, in quel momento stavo coordinando circa 46 o 48 navi, adesso non ricordo bene, 8 elicotteri, su un evento che si era verificato a 75 miglia di distanza da Livorno. Non era la telefonata era uno strumento volto a far sì che a bordo potesse esserci un coordinamento efficace e integrato e coordinato con gli sforzi dei soccorritori che erano lì, quindi con le navi, con gli elicotteri, con gli aerosoccorritori, con tutti coloro che rischiavano in proprio per portare il soccorso e per portare in salvo oltre 4.200 persone che erano a bordo. Purtroppo quella vicenda portò con sé 32 morti. L'ha più rivisto il comandante Schettino? Non mi interessa, non mi interessa rivederlo. E di sentire quella telefonata che effetto le fa? Ma sa, immaginerete che la telefonata l'ho sentita parecchie volte e comunque mi rimette ogni volta in quell'atmosfera in cui c'era immedesimazione. In quel momento c'era la più piena immedesimazione nei confronti dei passeggeri, delle persone anziane che c'erano, dei bambini, tantissimi, c'erano 200 bambini tra 0 e 12 anni. Lei questo non lo sapeva nel momento in cui parlava col comandante, però se lo immagino, nel momento in cui parlava con Schettino. Alcuni dati li avevamo, perché alcuni dati sono obbligatori fin dalla partenza della nave, sebbene in quel momento non fossero, e non so bene ancora per quale motivo, non fossero dati attendibili. C'era stato anche un balletto sulle cifre da 4.231, 4.229, insomma. Ma allora, comunque, lei... grosso modo, l'idea è quella, l'idea dell'ordine di grandezza era quello. Avevamo oltre 4.200 persone da soccorrere e a bordo nessuno interlocutore. Non avevamo nessun interlocutore, il problema era quello lì. De Falco, allora, lei non è sempre stato lontano dai riflettori, anche nei giorni successivi alla tragedia e anche dopo. E poi ha deciso di candidarsi con il Movimento 5 Stelle. Lo sa che qualcuno sui social ha scritto che lei ha usato quella telefonata per costruirsi un consenso con la possibilità di candidarsi, di entrare in Parlamento? Sì, ho letto queste sciocchezze, sì. E che cosa risponde? Io, guardi, mi sono candidato col Movimento 5 Stelle per un motivo semplicissimo, perché io ritengo che ciascuno debba sentire, oltre che delegare, debba anche sentire su di sé la responsabilità della partecipazione alla cosa pubblica. E io continuo il mio servizio
come civil servant in questo caso nei confronti dello Stato. E perché continuo proprio con il Movimento 5 Stelle? Com'è andata la cosa? L'hanno chiamata, ha chiamato lei loro? Lei peraltro è stato anche un po' critico, no? Col Movimento 5 Stelle c'era anche un post che aveva scritto qualche tempo prima. Si tratta prima, di questo, guardi, molto semplicemente. Io rispetto a Di Maio e Di Battista, sui quali feci quel post, ho qualche anno in più. E mi accorgo che nel momento in cui si fanno delle uscite pubbliche, si ha una risonanza pubblica, proprio per rispetto del movimento bisogna fare un po' più di attenzione, questo semplicemente sottolineato. Sì, vabbè, non è critica nel merito, è semplicemente l'intenzione di... Mi capita spesso, anche nel mio lavoro mi capitava spesso di chiamare all'attenzione i miei ragazzi. Ma per quanto riguarda il movimento 5 Stelle, perché ha scelto? Com'è andata? Ha chiamato lei? L'hanno chiamata loro? Sì, stavo dicendo. Sì. Per quanto riguarda la scelta del Movimento 5 Stelle, si tratta di questo. È l'unico... l'unica formazione politica che abbia alla base alcuni requisiti di onestà, di coerenza, di partecipazione. I valori del Movimento 5 Stelle sono i miei valori, quindi non è che abbia fatto una scelta, è l'unica scelta, non ce n'era altra. E quindi, però tecnicamente com'è andata? L'hanno chiamata? Sì, ci siamo incontrati. Chi ha avuto l'idea? Ecco, questo volevo sapere. Chi ha avuto l'idea? Se ha avuto l'idea lei o hanno avuto l'idea loro di chiamarla a bordo? Ma guardi, ci siamo incontrati perché effettivamente era mia intenzione continuare in maniera più efficace, più utile il servizio allo Stato che stavo prestando. E poi ci siamo incontrati poco prima di Natale, quindi... è nata questa candidatura. Per una combinazione è nata esattamente in questo modo. Loro mi cercavano e io cercavo loro. Va bene, quindi vi siete incontrati oggi a San Valentino, per cui c'è stato, diciamo così, un incontro fortunato. Comandante, senta, allora, che cosa pensa della Rimborsopoli? Perché qui il tema è... Come se il Movimento 5 Stelle, aspetti, sì, che ha sempre indicato come diversità, nella diversità, nell'onestà, nell'essere appunto diversi da tutti gli altri partiti, si può permettere una crisi di questo genere, cioè una falla evidente per la quale alcune cose che erano state dette che si facevano, in realtà non si facevano e quindi ci sono nel Movimento alcuni parlamentari anche molto in vista che non rispettano le promesse e fanno proprio i furbetti. Diciamo subito qualcosa di chiaro. Innanzitutto chi ha sbagliato paga. Però aspetti, su questo paga, non è vero che paga però oramai, perché purtroppo per fortuna, poi non siamo qui a fare processi, chi è messo in lista verrà eletto. Quindi verrà eletto e voi non li potete non li potete cacciare dal Parlamento, questo voglio dire. No, infatti vengono messi fuori dal partito e si sono già impegnati ad uscire dal Parlamento. Nel momento in cui il Parlamento procederà nei loro confronti, saranno messi fuori. E loro sono già d'accordo a non neanche opporsi rispetto a questi provvedimenti. È l'Aula che decide queste cose. Certamente, l'Aula. Certamente. Nel senso che poi dopo loro dovrebbero presentare delle dimissioni e il Parlamento dovrà votarle. Quindi la procedura un po'... Avverrà esattamente così. Poi la velocità del procedimento non dipenderà soltanto dai 5 Stelle, che faranno di tutto perché sia il più veloce possibile. Ma quindi nei collegi dove ci sono implicati questi parlamentari, lei che cosa chi dice agli elettori? Di votarli oppure no? Di dare comunque il voto al candidato? Implicati questi parlamentari e Rimborsopoli sono termini, prima si parlava di termini, ascoltavo aggressione, contestazione, qui abbiamo a che fare con qualcheduno che non ha donato ciò che aveva promesso di donare, non altro. Qui non abbiamo a che fare con qualcuno che ha preso, ma con qualcuno che non ha dato. È ben diverso. Qui non c'è una fattispecie esternamente rilevante che non sia semplicemente un fatto interno e di dovere di carattere morale. Allora, queste persone si erano impegnate ad un dare, ad un dovere morale. La doppia verità questa, le pare poco, comandante De Falco, le pare poco questo? C'è un problema di doppia sembra verità. Sembra un macigno di proporzioni gigantesche. Un macigno di dimensioni gigantesche quando qualcheduno si appropria di beni pubblici. No, lei ha capito perfettamente che cosa ho detto. Comandanti, avete fatto... Fatemi... Il problema è la doppia... La cosiddetta doppia morale. Io dico una cosa e ne faccio un'altra. Poi siamo tutti d'accordo che non c'è nulla di penalmente rilevante e lo abbiamo detto anche all'inizio puntata. C'è gente in cui perciò rivendicano onestà, eccetera, che ha preso. Da questa parte c'è qualcuno che non ha donato.
è ben diverso. Forse il donare nostro dava fastidio, perché metteva in evidenza che dall'altra parte invece, no, dalle altre parti, no, da tutte le altre parti, i parlamentari danno una quota al partito. Ma di cosa sta parlando? Ma dava fastidio, ma a chi favore, però allora? Mi scusi, De Falco. Prego. Dava fastidio a chi? Probabilmente quando qualcheduno fa il proprio dovere morale, dà fastidio a chi non fa il proprio dovere giuridico. Ma perché non si confrontano con noi questi? Perché non si confrontano? Però qui il tema è lo stesso Di Maio che dice vanno cacciati, assolutamente, sono mele marce. Vanno cacciati, il movimento li caccia. Ma c'è un tema allora di selezione del personale? Anche il simbolo, impedisce loro di utilizzare anche il simbolo. E li caccio dal movimento. E quindi mi faccia capire, se io sono un elettore del Movimento 5 Stelle, sulla scheda ho il nome di qualcuno di che è stato implicato in questo, appunto, aver mentito sulle donazioni. E poi Restitution Day è una parola del Movimento 5 Stelle. Si voti il Movimento 5 Stelle. Io elettore del Movimento 5 Stelle, che faccio? Non lo voto nel collegio? Si voti il Movimento 5 Stelle. E quindi non voto il collegio? Si voti il Movimento 5 Stelle. L'elettore voterà il Movimento 5 Stelle perché sa che il Movimento 5 Stelle è sinonimo di onestà. Sì, ma intanto elegge però eleggo, se io voto nel collegio Pinco Pallo, adesso non mi metto neanche a fare nomi perché non è quello che mi interessa, poi chi vuole lo trova. Se io voto Pinco Pallo comunque viene eletto, Pinco Pallo è quello che non ha, che si è comportato male a vostra detta, anche a vostro giudizio. Certo. Quindi c'è un problema, cioè io elettore 5 Stelle resto, diciamo così, un po' stordita. Sulla scheda ci sono i nomi. Allora, poiché in questo momento sulla scheda ci sono i nomi, poiché in questo momento quei signori si sono candidati con noi e poiché sono venuti meno a dei doveri nei nostri confronti, nei confronti degli attivisti e dei nostri confronti, allora dovranno chiedere anche al Parlamento di votare nei confronti loro l'esclusione. Va bene. Sì, vada, finisca. Dovranno. Pensavo avesse finito. Spera che si dimettano. Prego. Vabbè, non gliela mica ordinato il medico. Di Pietro dice, voi sperate che si dimettano, va bene. Allora, loro si sono impegnati a questo. Va bene, dai. Sai quante persone si sono impegnate a pagare tasse? La verità è una sola, lo dico anche a voi della Gora. Comunque voteremo per la loro esclusione. Allora, il tema è aperto, ovviamente, lo scopriremo solo vivendo. Comandante, loro ovviamente lo vedremo dopo quello che succederà, del domani non c'è certezza, come diceva qualcuno più colto di noi. Comandante, in tutto questo si parla molto di sicurezza, lei è un uomo d'ordine, mi dia una sua ricetta per la sicurezza. Guardi, la ricetta non è mia, una delle tante volte che l'Europa ci dice di fare qualcosa e noi però questa volta non l'ascoltiamo mai, non l'abbiamo mai ascoltata. È necessario accorpare polizia e carabinieri in modo tale da liberare migliaia di risorse, in modo tale da far sì che si possano ottenere i due risultati principali, che sono poi preludio alla prevenzione e quindi alla sicurezza, e cioè prossimità delle forze dell'ordine al cittadino e coordinamento operativo delle forze dell'ordine al fine di coprire il territorio al massimo possibile. Si diceva prima, sentivo, bisogna far sì che quando il ladro entri in casa la persona si possa difendere. Ecco, quel momento lì, quando il ladro entra in casa, vuol dire che già lo Stato ha fallito, è tardi. Il punto è quello, non bisogna arrivare a quello, non bisogna armare il cittadino quindi, e dirgli di difendersi da sé. No, però, la difesa è legittima, assolutamente. Non è possibile. Ma il fallimento dello Stato è già avvenuto a quel punto. Ma no, io chiedo innanzitutto, io ho fatto il difensore fino adesso del Movimento 5 Stelle, però non posso accettare più che noi discutiamo, poi arriva un signore che si mette lì, parla solo lui senza confrontarsi con noi. Volete fare politica? Venite pure voi nell'arena e confrontiamoci generalmente. Io ho fatto il difensore vostro fino adesso. Ma perché lei sta là e io devo stare qua e devo ascoltare lei e non posso dire che certe volte dice delle cose che non ci azzeccano proprio? Infatti sbagliato. Abbiate pazienza. Guarda, io sono pronto. Io sono stato quello che ha difeso lei fino adesso. Ma quando lei mi viene a dire... Però Di Pietro, adesso qual è il problema? Facendo un'intervista, potete avere un... Ma è un candidato, sta qua insieme a noi. Va bene, sta qui, infatti. Abbiate pazienza. Però, questa cosa del Movimento 5 Stelle, io sono io e non parlo con nessuno. Delle volte vengono, delle volte no. Io peraltro ringrazio il comandante De Falco perché... Io ho fatto il difensore fino adesso. Sì, allora
ringrazio. Ma venire a dire, ci vuole, non deve fare, il poliziotto non deve far entrare i ladri in casa. Ma benedetto il Signore, mi metto un poliziotto in ogni casa, che devo fare? Se ogni moglie si deve sparare, si deve prendere per marito un poliziotto, come deve fare? Cioè si dicono delle castronerie che non hanno il capo. Pietro, peraltro stavo dicendo che ringrazio il comandante Di Falco, perché De Falco comunque ci ha messo la faccia, non è manco è appena candidato in un momento così. Appena candidato e quasi per dice mi fate finire, per favore. Allora, sono arrabbiato. Ho capito che arrabbiato, però. Molto nervosismo, vedo. Va bene, comandante, allora. È molto meno freghismo, prego. Va bene, dai. Perché venga qua, invece di riderci sopra. Venga qua. Te lo so fare pure io il comandante. Basta, dai, adesso basta. Però per favore, peraltro abbiamo stavo facendo un'intervista molto pacata, ha risposto a tutte le domande, anche alle nostre. A quale domande? Oddio, a tappetino. Per favore, basta adesso. Comandante, allora, stavo dicendo questo, però, quindi sul porto d'armi, sulla legittima difesa, lei pensa che bisogna cambiare la legge oppure no? Allora, la legittima difesa, come si chiama, by night, è una sciocchezza enorme che non serve a niente. La proposta che era in Parlamento. La legittima difesa che scatta quando fa buio, neanche ad orario stabilito, è una idiozia. Ma lei la cambierebbe comunque la legge? Quella allora, che c'è adesso? La legittima difesa è un istituto che va effettivamente rivisto. Quella che c'è adesso è assolutamente una norma inefficace e totalmente abnorme. Pensate che ci si può difendere, secondo questa norma, nel momento in cui fa buio. No, ma quella non è stata approvata, comandante, non è stata approvata solo la Camera. Sì, ma quella non è stata approvata, è rimasta lì, non è ancora passata. È la proposta. Le posso chiedere cosa votava prima? In precedenza io per tanti anni non ho votato, poi ho ricominciato a votare per il Movimento 5 Stelle. In precedenza ancora sì, votavo a sinistra, votavo per partiti della sinistra. La ringrazio, comandante, buona giornata, buona campagna elettorale, in bocca al lupo per la campagna elettorale. Di tranquillità anche da parte del signor Di Pietro. Non doveva candidarsi.